Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Resident Evil. Siamo tornati su Resident Evil. Grazie per tutti i consigli che mi state dando. Ma veramente ragazzi, uno allora, grazie per il supporto, perché veramente il supporto vostro è qualcosa di incredibile. Qui dentro poi mi sembra che devo fare una sfida e probabilmente ci andremo oggi. Prima di fare tutto ciò, dato che voi mi date degli ottimi consigli e io mi fido tantissimo e spero che abbia abbastanza soldi per fare tutto. Allora, l'occhio giallo, l'occhio rosso e l'occhio verde, da quello che so, non, da quello che ho letto, non abbiamo più la possibilità di venderlo perché ci siamo dimenticati il tesoro. Quindi, vaffanculo, via. E comunque so bei soldi. Poi, la gemma viola non mi sembra che vada incastonata qua dentro. Prima di fare errori, che tanto poi tra l'altro non me la posso vendere comunque. Allora, ci abbiamo questa qua. Posso abbinarla? E invece col cazzo, perfetto. Gli occhi tanto non servivano per quella là, quindi sti cazzi. Allora, mi avete detto assolutamente di vendermi il vendicatore. Me l'avete detto voi. Io spero di averci i soldi per fare quello che devo fare. E mi avete detto, e vi ringrazio di questo, di comprare la Red 9. A choice of an avid gun collector. It's a nice gun strength. La vuoi prendere? La pistola. Ah, che davvero? Per davvero. Sembra chissà che cazzo. Ah, però dovete stare calmi. Madonna mia, ogni volta sempre così. Allora, questo qua lo prendo, lo sposto. Mamma mia, il mio inventario fa cagare. Ma è possibile? Ok. Ok. Ci abbiamo ancora tanti soldi, quindi Madonna, questa mi avete detto di comprarla, però al momento non ho i soldini. Mi avete detto il fucile non lo vendere, perché tanto poi te ne arriverà uno migliore, giusto? Quindi o prendo il calcio per la Red 9, che mi avete consigliato e Thank you. Ma le grandi risate se facciamo io e zio qua. Ottica fucile. Ma no, mi ci trovo bene già con quella che c'ho, quindi sti cacchi. Allora, prima di fare tutto, aspettate, dicevo, dopo aver fatto questo mi sono potenziato la Red 9. Mi raccomando ragazzi, tanti like per supportare questa serie. Allora, qui mi dà dei premi. Tiro al bersaglio, regole del gioco. Ottieni dei premi totalizzando più di 1000 punti. Ottieni punti bonus sparando alla testa. Potrebbe prima andare in seconda consecutiva. Se spari contro l'obiettivo esci dai premi. Un premio tappo e bottiglia per ogni 1000 punti ottenuti. Per ottenere i tappi e bottiglia speciali con bottiglia per 24 tappi e bottiglia in tutto. Ogni volta trovi un nuovo tappi e bottiglia disponibile. Allora, adesso ve lo faccio vedere perché io non me lo ricordo. Non me lo ricordo assolutamente. Ok. Però mi ricordo. Mamma mia. Ok. Ok, se non parlo è perché c'è Salazar. Oh! Ok, mo dovrebbe andare tutto molto più veloce. Quindi fatemi fa. Ok. Mamma mia. Mamma mia, potevo prendere anche più punti, ma secondo me è andata bene. Colpi a segno 25 su 3500, numero di premi 4. Ho ottenuto, mi sa che mi ha detto che ho ottenuto un premio rapido. Un premio... Avete capito, no? Ok. Fine partita. 24. Per questo gioco... Ok, ma non ho capito... Io vado avanti con questa... Cioè, ve le voglio far vedere, ma non capisco, giuro, non capisco. Ok. Allora, in realtà con questo qua possiamo fare... Quanto piacerebbe sparare a Ashley, mamma mia. Ok. Mamma mia. Ok. Ho preferito ricaricare, ragazzi. Dacci di tua, Ashley. Già rompi i coglioni di tuo. Aspetta che...
Dai, dai. Ok. Merda! Non so se ho fatto tutto. No, mi tocca, la rifaccio, ragazzi. La rifaccio. Boh, vabbè, io l'ho fatto, mi ha dato dei mi ha dato 1500, qualcosa del genere. Adesso io non so, cioè, non so se rifarlo o meno. Vabbè, questo me lo dite voi, raga. Non me vada a perderci troppo tempo, dai, ragazzi. Non è mica per cattiveria. Non me va davvero da perderci troppo tempo. Dato che ho sbloccato dei potenziamenti, cioè, ho sbloccato dei soldini. Sai che faccio? Vado su ottimizzazione della Red 9 e magari mi metto... la capienza. La capienza secondo me... Oddio. Oddio. Faccio te. Ecco, così proprio per non sapere né leggere né scrivere. Quindi ce ne ritorniamo dalla nostra parte. Mi sembra che nella mappa ho preso il tesoro che stava qui. E invece no, qua sopra. Ma guarda che l'ho preso questo tesoro. Mi sa che sia un po' buggato, perché lui è convinto che qui ci sia un altro tesoro, ma magari sta sopra. Qua non c'è. Mi dice di andare da questa parte. Mi dice di andare da questa parte, ma secondo me il gioco non c'ha. Non mi ricordo che devo andare qua. Ah, c'è da l'altro lato, devo sbrigarmi a trovare un'altra via. Ah, devo trovare un'altra via. Ok, quindi probabilmente me ne devo andare qua dentro. Probabilmente. Quindi, questo andiamo qua. Questo andiamo qua. Mi prendo questa robetta. Mo sono curioso della Red 9. Sono veramente curioso della Red 9. Ma prima di sbagliarmi... vedete, già mi stavo sbagliando. Sì, ho lasciato un tesoro indietro, me ne rendo conto. Ma no, ma l'ho preso. Ragazzi, ma mi sa che non te li togli dalla mappa i tesori, perché quello là pure l'ho preso. Io pure quello là l'ho preso, sono sicuro al 100%. Allora, ce ne dobbiamo andare qui alla porta a destra. Ce ne dobbiamo andare qua alla porta a destra. Sempre se non dico cacchiate. O se no dobbiamo salire tranquillamente. Quindi ce ne saliamo. E qua sopra ci dovrebbe essere... Ma no, sarà questa la strada, perché sto rifacendo tutto quello che avevo fatto l'altra volta. Ma ne sono abbastanza convinto. Io qua già ce l'ho venuto e non capisco il perché non mi ha fatto prendere i tesori, quella roba là. Non mi ha salvato niente. Ma perché ciò? Ma non ci eravamo già passati qua, ragazzi? Quale brutto scherzo è questo? Ok. Ok, qui è abbastanza semplice. Perfetto. Che poi adesso è pieno di tesori, di cose. Ma perché? Ok. E qui non c'era quando eravamo saliti, che c'erano quelli che facevano una merda. Tu madres, cabron. Mi sento un pochito moito, tutte cose del genere. Ma già l'avevamo visto questo. Ma ce l'avevamo visto, ragazzi. Aspetta, con calma, con calma. Questi scappano tutti, l'anima degli mortacci vostra. Ok, non lo so, io sto a tirare veramente a cazzo, raga. Vai giù. Fatemi vedere che questi qua sono lenti, eh. Fanculo. Ok, me l'hanno chiusi dentro. Ma vi giuro, ragazzi, non capisco. Perché mi stanno rifacendo fare questo pezzo? E vabbè, io sono contento perché un sacco di tesori, un sacco di cose. Tutto molto bello. Ma non rimango confuso delle volte. In questo caso sto rimanendo assolutamente confuso. Ok, madonna i soldi. Mamma mia. Non capisco, per me è tipo mezzo bugga. Non me lo posso essere sognato. Ma assolutamente no. Mi trovi... Oh mio Dio. Ah no, in realtà ho fatto bene. Ma... com'è possibile che sia... Com'è possibile che sia cambiato tutto quanto? Scusatemi, eh. No, ragazzi, questo me lo dovete spiegare, però. Scusate. Non l'abbiamo visto all'altra mappa questo qua?
Ma sono entrato in un tunnel tempo-spazio, spazio tutto coso, temporale. Mi sento confuso. Mi sento confusissimo, ragazzi. Qualcuno mi dia una spiegazione. 9 spin. 2 ver. Lab da farfalle, maschera. Ragazzi, vi giuro, mi sento confuso. Qualcuno di voi mi dica perché mi sento così. Thank you. Va bene, io me ne vado per di qua. Non mi pare un grande problema. Registro un altro pochino perché non so effettivamente quanto posso aver registrato. Ma questa è la strada giustissima. Non c'ho fucili di cecchino, tra l'altro non c'ho colpi di cecchino. Oddio, ragazzi, cioè mi sento... matalo. Quello c'ha la chiave. C'è da dire che la... c'è da dire che la... la Red 9 c'ha un rumore fantastico. Come la mia mira. Passano, vanno man mano che vanno avanti. È proprio bello, bello, bello. Sta zona ovviamente non l'abbiamo mai. Mai, 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 mai. Vabbè, vabbè, buco di culo. Ok. Non l'abbiamo mai incrociata. Però fa, scusate, faccio... so che è uno spreco di... munizioni, però effettivamente la sento. Che figata. Effettivamente la sento più forte, Nulla, nulla da dire, veramente. Ok. Mamma mia, è grandiosa. Sta pistola si sente che è grandiosa. Fatemi spegnere il condizionatore, che se no mi moro congelato. Quindi ce ne andiamo da questa parte. Se mi danno un'erbetta gialla io sarei veramente contento. Assolutamente. Quindi ce ne andiamo per di qua. Me ne vado per di qua. Intanto c'è gente che fa uè, uè. Praticamente gente napoletana fa uè, uè. Ok. Wrestling! Mamma mia, non sarei morto, ma quanto ci ho potuto. Invece, mica c'è morto. No, non c'è morto. Fatemi ricaricare, che un colpo in canna potrebbe cambiare tante cose. Quindi da qui posso andarmene. Qui mi sembra che c'era proprio il tesoro là. Mi sembra, mi sembra che ci sia un tesoro. Adesso non mi voglio ricordare male. Il bastardo sta scappando verso giù. Ok. Ma non è che se io prendo sto bel cecchino e te tiro una bella cecchinata. Aspetta, che questo... scusa, perché anche se già gli ho tirato... ok, no, mi sa che... vedete, per esempio io volevo far furbetto, ma in realtà era sicuro che non moriva quello là. Suppli. Bello, un bel suppli. Mamma mia, un bel supplì, mamma mia. Ok, carichiamo. Luke, non ho capito se... boh, mi sento confuso, ve lo ripeto. Madonna, i tesori! Beh, non è che ci fosse stato così tanto da prendere, però... butta via. Qua dentro c'è qualche cosa, fatemi vedere la mappa, perché non mi voglio perdere tesori. No, no. A sto punto stiamo tranquilli. E mi sembra che lui se ne sia andato da questa parte. Ok? Quindi io lo inseguo. Mortacci tua. Però dico una cosa. Mi lasci perdere? Ai ai ai, signora Longari. Capito, va. Guardate quanta vita mi sta facendo usare questo pezzo di merda, eh. Ok. Mi fa piacere che le mie armi ti piacciono. Che dici, tutto a posto? Ecco, mi hai tolto più vita te che 50 zombie tutti quanti messi assieme. Ok. Lo rincorro. Faccia del cazzo del tesoro, c'è una Caitlyn.
Ok. Cecchino ce l'ho, sì, c'ho 4 colpi. Mortacci tua. Ok. Madonna, poi ragazzi, vabbè. Ormai sapete che mi date un cecchino in mano, insomma, il ben da fare me lo faccio. Quindi ho preso la chiave galleria. Perfetto. Madonna, una Gatling, ma non era un po' un'esagerazione? La chiave galleria. Allora, la chiave galleria abbiamo preso. La chiave galleria che ci porta esattamente là. Vedete, vogliono che noi ce ne andiamo per di là. Qua abbiamo preso la chiave per la galleria, se ben vi ricordate. Ok, poi ho visto i tappi di bottiglia. Aspettate, ma se io vado su chiavi e tesori, questi sono i tappi, ma mica lo so dove glieli devo dare. Vabbè, questo me lo direte voi, ragazzi, io non mi ricordo tutto, assolutamente. Mi direte voi tutte quante cose. Prima di premere qualsiasi cosa là, mi prendo munizioni, mi prendo un po' tutto. Qua c'è un indovinello. Il sacrificio di 6 vite porterà nuova luce. Ok, c'è pure Gesù Cristo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sacrificio di 6 vite. Io voglio premere il 2. Ah, 2, 4, 6 e 1, 7. Ok, tolgo la 4. Ok, quindi è molto casuale. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8. Tolgo i 3. 2, 4, 6, 7. Rimetto l'1. Non lo so, sto... ovviamente andrà molto a culo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. 2, 4, 6, 7, 8. Allora, devo premere il 3. Poi premo l'1. 3, 4, 5, 6. Mortacci tua. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Minchia, ci sono riuscito. Non è passato tanto. Magari ve l'ho messo velocizzato oppure no. Tanto poco cambia. Ma ci sono riuscito. Incredibile. Ok, cazzine, c'è il nano malefico. What a pleasant surprise. Nano. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. Non mi parlare con quel ditino, eh. Get off my back, old man. Quel ditino te lo ficco nel naso, eh. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. Te li porti benissimo. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Che bravo. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Mi piaci, Leon. Non mi mettete paura. Non mi mettete paura. Questi si fanno facile, ragazzi, eh. Questi si fanno facile proprio. Però se mi fai giocare, magari te faccio vedere. Vaffanculo, va. Potrei perderci anche un pochino più di tempo. Però, ragazzi, se ci perdo un pochino più di tempo, c'ho pure che mi fanno i grandi danni, come tra poco succederà. Ok, arrivano anche i rinforzi, mortacci loro. Aspettate, eh. Allora, ancora nessuno mi si è trasformato in quella merda. Ok, quello sta là. Aia, io uno ne posso controllare. E non sono neanche quelli. Ah, sei tu, bastardo. Che non sei altro. Allora, qua la vita, qualcosa devo fare. Ah. Ok. Bene. Meno male che io c'ho più mira di loro, tra virgolette. Bravi, ragazzi. Bravi così. Però mi serve un po' di vita. Questo penso che tutti quanti siamo d'accordo. Merda, ragazzi. Non posso far così, no. Devo trattenermi. Allora, ho finito i colpi di pistola. E io sento. Sento ancora qualcuno che fa lo stronzo. È strano che non era apparso neanche uno di questi, eh. Ok. Magari ho fatto? Eh sì, ho fatto, perfetto. Allamina i mortacci tua! Dove?
Ok. Guardali che bastardi. Ci hanno provato tantissimo. Meno male che non stavo lì sotto. Quei lanciarazzi. Ma dateli a me. Che poi tra l'altro neanche uno ne potrei portare. Però chi se ne frega. Ragazzi, sto messo male. Se ne incontro un mercante, sicuramente uno spray medico me lo prendo. Questo poco ma sicuro. Ok, qua c'è una munizione. Che male non ci fa, anche perché le abbiamo finite. Qua dentro tante volte c'è qualche tesoro nascosto. Assolutamente no. Non c'è nessun tesoro. Non c'è nessun tesoro. E se io vado qua. Ok. Ah, beh, infatti io. Allora, io mi ricordavo una sorta di tesoro da qualche parte, devo essere sincero. Io una sorta di tesoro da. Dove tutto ciò? Oh! Vaffanculo! Ma che venite solo quando vi pare a voi? Ma sarete stronzi allora, oh. Ok. Quindi no, perché mi dice saltare giù? Magari perché devo attivare qualcosa. Probabilmente dovrò attivare qualcosa. Allora, vediamo là, che mi sembra di aver visto delle cose importanti da prendere. Cioè, una cosa importante da prendere. Ah, ho trovato l'altro bottone. Ho trovato l'altro bottone. Bottone. Però, secondo me... Scemi! Ah, scemi! Ma che cazzo avete deciso, pazzi? Madonna mia! Ok, tante volte qua avesse lasciato qualcosa di buono. No, potevo anche utilizzarli prima, ma non ne ho avuto assolutamente occasione. Ok. Ah, e ho trovato un pezzo... Un pezzo di coso con le, con le capre. Ok, quindi da qui. Ah, poi tra l'altro ho preso anche ho trovato un'erba gialla e mi sono fatto la cura, quella per potenziarmi anche la vita. Posso ritornarmene qua. Ok, questo è il pezzo, quello dei corvi, me lo ricordo. Me lo ricordo assolutamente. Quindi ce ne andiamo qua. Non penso, cioè in realtà penso che potrei anche fermarmi qua. Non lo so, ma io penso che mi fermerò qua. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento con il vostro Switch. Ciao.